questa serata dei Venerdì Letterari, che si terrà questa sera con la presentazione del nuovo libro di Cristina Ferrazza, abbiamo per la prima volta il neoeletto presidente Gaetano Foletto, che ci darà qualche illustrazione su questa serata. Bene, eccomi qua in veste di neoeletto presidente dell'Associazione Culturale La Pianura, che comunque ho fondato assieme agli altri soci ancora 3 anni fa, e a cui tengo in modo particolare perché è un'associazione che entra nel territorio e vuole collaborare col territorio, facendo emergere quelle che sono non solo le caratteristiche ma anche le personalità. E quindi ecco che tra i suoi appuntamenti abbiamo appunto i Venerdì Letterari, dove ospitiamo scrittori che hanno molto da dire alla collettività, e ospitiamo poi nelle serate del chiostro dei poeti poeti che si cimentano nelle loro espressioni letterarie, comunicando comunque al pubblico presente le emozioni, pensieri, riflessioni. Poi l'associazione si occupa anche di moda, spettacolo con l'altro ramo Fashion One, e in più anche attraverso il canale televisivo, perché abbiamo anche il ramo Area TV, riesce a dare informazioni e rendere pubbliche tutte quelle che sono le iniziative non solo dell'associazione ma anche del territorio. Ecco, io ringrazio i miei soci per avermi concesso questa fiducia e avermi eletto presidente. Spero di essere un buon presidente e di trovare sempre nuova linfa, in modo da poter andare avanti negli anni. Grazie, buonasera. Non ci resta altro che augurare buon lavoro al nuovo presidente dell'Associazione della Pianura, che questa sera ci presenterà il suo nuovo libro, Insegnare Poesia, edito da Book Sprint. Ecco, prima comunque di dare la parola a Cristina Ferrazza, e vi voglio presentare anche Cinzia Franchini, che farà la moderatrice. Cinzia Franchini è docente di lettere al Liceo Cotta di Legnago. È stata giornalista pubblicista dal 92 al 97, collaborando con vari quotidiani, e adesso invece collabora autonomamente col Primo Giornale. Ecco, avrete modo di conoscere anche lei dopo. E con noi stasera poi abbiamo Lorenzo, che arricchirà la serata, e una rappresentanza del Cenacolo dei giovani poeti del Legnaghese, La Fiamma Brucia, che è il Cenacolo è stato fondato appunto da Cristina Ferrazza, vero, con i suoi ex alunni. Buonasera a tutti. Per questa serata dei Venerdì Letterari presenteremo questa sera un autore già conosciuto, Cristina Ferrazza, che presenterà il suo libro Insegnare Poesia. Lascio la parola qui a Cinzia Franchini, che vorrà porre delle domande alla nostra autrice. Sì, buonasera. Il libro di Cristina Ferrazza, Insegnare Poesia, esperienze di didattica attiva, di laboratorio, di analisi, di produzione, è in realtà un percorso che Cristina Ferrazza ha svolto da insegnante e ora ha messo nero su bianco per presentarlo come esperienza pratica di buona didattica attiva. È in sostanza un manuale che racconta appunto questa sua esperienza di laboratorio. Come ti è nata, Cristina, questa idea? Il libro è nato quando ho concluso la mia attività di insegnante. Sapevo di non avere più possibilità di effettuare dei laboratori personalmente, perciò ho pensato di tenere tutta l'esperienza che avevo
accumulato negli anni. Perciò è nato abbastanza velocemente questo libro e concluso in settembre. Sinceramente mi manca questa attività di insegnamento, perché era un'attività appassionante, nuova, e ho visto che i ragazzi nel tempo sono maturati, hanno fatto proprie quelle passioni che avevo io. Ecco, è come se avessi, diciamo, lasciato la mia eredità a dei figli, ecco, a dei figli che condividevano e condividono ancora oggi la mia passione. Sono il Cenacolo dei Giovani Poeti Legnaghesi, La Fiamma Brucia, che sono qui anche questa sera. Sì, tu hai lavorato per tanti anni, oltre 8 anni di esperienza laboratoriale al liceo Cotta di Legnago, dove ci siamo conosciute tra l'altro, e qui in questo libro è proprio racchiusa la sua vita, la sua esperienza di didattica attiva. E parli tra l'altro di poesia con la P maiuscola. È per te la musa ispiratrice, la poesia? Possiamo dire che ha costellato tutta la tua vita, Cristina? Sì, la poesia non è soltanto un genere letterario. La poesia è una ricerca del sublime, e il sublime è profondità, è altezza. E quindi chiunque ami la poesia ama anche le cose nobili, i valori, gli ideali, le cose per cui vale la pena vivere, ed educa i ragazzi a questo. Quindi io ho sempre considerato la poesia come la ricerca dei valori, ho sempre cercato di trasmettere i valori ai ragazzi, perché i valori sono quello che determina l'uomo. Quindi un uomo si riconosce per l'altezza e la profondità dei suoi valori, non tanto delle sue conoscenze. Sì, in tutti questi anni in cui tu hai lavorato con i ragazzi, in mezzo ai ragazzi dei tuoi laboratori di poesia, ti sei resa conto delle loro capacità, delle loro attitudini, delle loro necessità, e direi che a ciascuno di loro, leggendo questo tuo libro, emerge proprio questo: a ciascuno di loro sei riuscita a dare le risposte che cercava, e ne viene fuori che la poesia, correggimi se sbaglio, è diventata per loro la terapia, una terapia, una sorta di funzione catartica, purificatrice dell'animo, un libero sfogo dai turbamenti, dalle inquietudini, una sorta di liberazione proprio. Che dici? Sì, perché quando venivano al laboratorio di poesia erano assolutamente liberi, liberi. E anche qualche ragazzo problematico, che aveva delle problematiche esistenziali, è entrato nel laboratorio e ne usciva più libero. Io ho letto alcuni testi di questi ragazzi ed erano testi di una profondità bellissima. È uno strumento di liberazione, perché la poesia ha a che fare con l'inconscio e quindi ha a che fare con se stessi, e quindi uno si mette, si confronta con se stesso e si libera. Ecco, tra l'altro io non sono mai stata un'insegnante che ha giudicato, non ho mai giudicato nessuno, e quindi con me tutti sono sempre stati liberi di dire quello che volevano, perché la poesia è libertà. È vero, siamo d'accordo anche su questo. Abbiamo avuto il piacere di leggere il primo libro di Cristina Ferrazza. Oggi abbiamo il piacere di apprezzare anche questo libro nuovo, Insegnare Poesia. Abbiamo avuto il piacere di conoscere i ragazzi e le loro poesie, che ci hanno raccontato stralci di vita abbastanza impegnativi. Quindi auguro che questa serata sia, come giusto, all'altezza della nostra autrice. Grazie a Cinzia, grazie a Cristina, al prossimo appuntamento. Allora, per questa nuova serata di poesia, per la presentazione del libro di Cristina Ferrazza, come sempre abbiamo il piacere di avere una rappresentanza del comune, l'onorevole Guido Totti, che ci darà una sua interpretazione di questa serata. Allora, volevo ringraziare prima fra tutti l'Associazione Culturale della Pianura, perché riesce a intrattenere il nostro
splendido convento e anche la nostra cittadinanza, nel piccolo purtroppo di quelli che possono partecipare, perché purtroppo a prescindere dall'orario in cui si vuole fare, troppo la gente a volte viene, a volte meno, gli impegni, la vita non è semplice. Ma comunque devo dirvi veramente grazie, perché voi date il meglio di voi stessi e date la possibilità anche alla nostra piccola comunità, che poi tanto piccola non è, a poter crescere dal punto di vista della cultura, perché la cultura è tutto ciò che crea una nazione e le basi delle persone. Grazie a ciò si può crescere insieme, migliorare e dare la possibilità di un mondo migliore e di una speranza in più. E quindi questa sera ringraziamo qui la signora dirigente scolastica Ferrazza, perché penso che nel suo libro saranno trattati argomenti molto importanti e utili affinché i nostri ragazzi possano migliorare nell'apprendimento, nei metodi attraverso i quali conoscere e imparare. Buona serata a tutti. Ricordo che opprime le vene e non posso che ripudiare il cuore. Non c'è astuzia per alleviare il petto, non un cucchiaio d'ambrosia per attenuare il vuoto. Ma quelli che conosco non posso perire al caos e afferrare la vita e la mano che saluta il sole. Non può più vivere quel pensiero, è fantasma che porta il gelo. Ma forse il mio ingegno riuscirà a bruciare il velo di polvere ed a corrodere i ricordi. Perciò ti prego, lasciami dietro questa siepe e cancellati dal cielo per sempre, dalla terra e dal cuore, ora per sempre. Nell'ancestrale silenzio del bosco, scricchio del ghiaccio coperto di neve. Quando il crepuscolo gela più fosco, un canto risuona nel buio lieve. Vibra nel cielo ridato di luce la notte del nord, più breve del giorno. Contro l'aurora si stagliano i lupi e i boschi dormono tutto intorno. La neve eterna rischiara la notte, i pini e gli abeti, aghi di ghiaccio. Un lupo da solo traccia il sentiero. Sfumato il tempo di giochi e di lotte, questo è il momento di mettersi in viaggio. Il lupo da solo procede fiero.